Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Titolo del video: amore, amare. Parliamo brevemente di queste due parole, amore, amare. L'occasione, ovviamente questo video è un seguito di tanti video che ho già fatto sul mio, quale anticipazione del mio prossimo romanzo, La stirpe del serpente, che apparirà in ottobre nel catalogo della casa editrice Aliberti e sarà distribuito da Rizzoli. Questo video è un po' il seguito, nasce occasionalmente perché c'è un articolo sulla grande allegato al quotidiano La Repubblica Donna e del 10 maggio 2008. Ecco, a pagina 27 di Donna, grande allegato alla Repubblica, a pagina 10 di Donna c'è una intervista ad uno scrittore cileno di nome Alejandro Jodorowsky, il quale dice: l'amore non esiste, è un'invenzione dei trovatori. Fin qua andiamo abbastanza bene. Poi nel corpo dell'articolo egli scrive: l'amore romantico è un malinteso, è l'occultamento del sesso per l'interiorizzazione del senso di colpa cristiano. La famosa mela dell'Eden, Adamo ed Eva, c'è del senso di colpa. Però questo bravo Alejandro Jodorowsky tira di nuovo in ballo il cristianesimo, ma non, senza rendersi conto che il cristianesimo è una religione monoteistica patriarcale che deriva dall'altro monoteismo che è la religione ebraica, sono le religioni del padre. E queste religioni di un Dio paterno, come sarà poi Allah, cristianesimo ed islamismo derivano dall'unico ceppo della religione ebraica, di Geova. E queste religioni del padre nascono come conseguenza del passaggio dal matriarcato al patriarcato. Questo qua sarà infatti il primo romanzo a livello mondiale in cui la guerra di Troia è vista come passaggio cruento dal matriarcato al patriarcato. È solamente con il passaggio dal matriarcato al patriarcato che nasce un tipo di amore nuovo che io ho chiamato amor miceneo. Ed era un tipo di amore che andava coltivato fin dalla più tenera età, in maniera poi che potesse garantire la saldezza dell'unione matrimoniale nel matrimonio monogamico patriarcale, invenzione appunto del patriarcato. È un discorso lungo, l'ho già fatto in vari video, non lo posso rifare qua ex novo. Il cristianesimo in questa faccenda non c'entra quasi niente. Il cristianesimo non è altro che uno dei tanti figli del patriarcato, come la famiglia, nasce con la famiglia monogamica patriarcale, nasce col patriarcato. Il concetto di proprietà privata, perché il marito possiede la moglie e possiede il figlio. Allora il matrimonio doveva essere cementato da qualcosa di romantico. La sessualità, sin dagli esordi del patriarcato, doveva essere soffocata in modo che si sublimasse in una sorta di amore, diremmo oggi, romantico o trobatorico o dolce stilnovistico. Non è vero che la parola amore
non esiste un'invenzione dei trovatori, non è vero. L'amore, come lo conosciamo noi, del dolce stil nuovo, della donna angelicata e via di seguito, è un'invenzione del tempo dei micenei, del primo sorgere del patriarcato. Amore, noi per sapere esattamente cosa diciamo quando pronunciamo una parola dobbiamo vedere l'etimologia. Per esempio, se io dico sostanza ignifuga, la sostanza ignifica è una sostanza che allontana, che mette in fuga il fuoco, e andiamo a vedere che ignis in latino significa fuoco, ma questo ignis a sua volta deriva dall'indoeuropeo, dalla lingua indoeuropea, perché là in India avevamo una divinità del fuoco che si chiamava Agni. Bene, altrettanto non possiamo fare per la parola amore e per la parola mare, perché sì, amore ed amare ci rinviano al latino e al greco, ci rinviano ancora all'indoeuropeo originario, però non, poi si dice nasce da lontane lingue pre-indoeuropee. Quando si dice che l'etimo di una parola è di lontane origine pre-indoeuropee, la si vuole semplicemente cassare la questione dell'etimo della parola, cioè non se ne sa niente. Però non è vero che l'amore non è stato mai, la parola amore non è stata mai usata, eh? C'è la celeberrima fiaba di Amore e Psiche, ma siamo sempre nell'ambito di un amore sublimato per le finalità patriarcali, di un amore sublimato che nasce ai tempi della Micenia, ai tempi della Grecia antica, immediatamente precedente la guerra di Troia. Quindi questo articolo è un articolo che dice solo un pezzetto di verità, e Alejandro Jodorowsky probabilmente non conosce nulla del periodo che ha preceduto il patriarcato, cioè del matriarcato. E il matriarcato è l'origine dell'umanità. Chissà per quanti millenni, decine di millenni, centinaia di millenni, l'umanità è vissuta in regime matriarcale. Poi è avvenuta quella evoluzione mostruosa e disastrosa che è stato il passaggio dal matriarcato al patriarcato, con tutto quello che ne è conseguito. Quindi inutile dare la colpa al cristianesimo. Il cristianesimo, in quanto religione del padre, una delle religioni del padre, delle tre religioni del padre, non è altro che la filiazione della ideologia patriarcale. Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni e a risentirci al prossimo video.